Wahey Coach, ben ritrovati dal vostro Andrea Link 91 con dei capelli improponibili, ma vorrei ringraziarvi per tutti quanti i consigli che mi avete dato nello scorso video di Inazuma Eleven, ma non potrò metterli in pratica né in questo video né nel prossimo perché li ho già registrati, ma dall'ottavo episodio ci proverò. Quindi io vi do il benvenuto in un nuovo video di Inazuma Eleven Got Wano. D'accordo ragazzi, tenetevi forte! Si parte! Partiamo allora, non perdiamo tempo. Ancora una volta verso il presente! Salto temporale! Che poi la scorsa volta ho saltato la scena, ma era inutile, era finito oramai. Ci ho messo più tempo a premere start e a saltare la scena piuttosto che saltarla, che vederla tutta quanta. Primo ministro, ha preso la decisione? Sembra non ci sia altro da fare. Cosa? Eliminare il calcio una volta per tutte. Eccellente, siamo tornati nel presente. Eccellente, presente, questo fa le rime? Non mi piace. Aaron, aspetta! Andiamo anche noi. A quest'ora Victor dovrebbe essere al centro sportivo. Ok, quindi può essere che loro due, avendo subito un'alterazione nella linea temporale, ricordino meglio Victor piuttosto che Vladimir, oppure hanno detto Victor perché si parlava di Victor? Anche se è strano, praticamente Vladimir è venuto nella nostra linea temporale. E la nostra linea temporale è una linea dove Victor non giocava a calcio? Però tutto quanto era normale. Praticamente la linea del passato ha fatto subire un'alterazione nella stessa linea temporale. Il che è una cosa praticamente impossibile. Stando a quello che è successo nel primo capitolo. È assurdo. È davvero assurda sta cosa. Praticamente, anche se qui forse non vige la regola che il viaggio nel passato dal futuro, il futuro rimane uguale, ma il passato si modifica. È molto particolare sta cosa. Quindi hanno adottato un altro tipo di regola per Inazuma Eleven. Va, ci sta, però la regola dei viaggi nel passato ha delle regole, non è una sola. Ci sono diverse regole, questi non l'hanno rispettata. Però va bene. Victor, non è qui. Cosa? Perché correte come delle galline impazzite? Victor! Forse avete un cervello di gallina. Oh, non sai quanto sono contento che tu sia qui. Ovvio che sono qui. Dove altro dovrei essere? Beh, in effetti, non fare caso a quello che ho detto. Yeah! Ed ora siamo quasi al completo. Come sta Vladimir? Beh, migliora di giorno in giorno. Il trattamento riabilitativo sta dando i suoi frutti. Ah, buono a sapersi. È una bella notizia. È una cosa in meno di cui preoccuparsi. Ragazzi, ascoltate, abbiamo un problema. Mamma mia. Che succede, signor Firewheel? Il governo. Oggi il Parlamento ha approvato la legge che vieta il calcio. L'ho detto, allora è successo per davvero. Una legge che vieta il calcio! Esatto. È proibito giocare a calcio ed è tutto illegale. Cosa? Sono molto dispiacente, ma temo che dovrò abolire i club di calcio con effetto immediato. Abolirlo! E proprio quando avevamo riportato tutto alla normalità. Perché? No. Ma sì, vietare il calcio. Ottima idea, protocollo Omega 2.0. Ecco, di male in peggio. Davvero splendido. Molto bene, Beta. Sei decisamente più capace di Alfa. Viene dopo, Ringrazio quindi. molto, signore. È una generazione Ci dopo, aspettiamo meglio. grandi cose da te. Attenderemo con ansia i tuoi prossimi successi. Non la deluderò. Mike, cos'è che non ti convince? Il fatto che sia una donna a guidarvi? Una legge che vieta il calcio. Che cosa può essere successo di così grave da rendere il calcio illegale? Potrebbe essere prevede di quell'incontro internazionale disputato dal Giappone. Se è così non c'è niente che possiamo fare. Signorina Hills, a quale partita si riferisce? All'amichevole tra Giappone e Stati Uniti del mese scorso. Oh, sì, mi ricordo! L'ho guardato in TV quando ero a Okinawa. È stata una vera forza! Sì, è stata una partita grandiosa. Guardarla mi ha fatto amare questo sport ancora di più. Una forza grandiosa? Forse state parlando di un'altra partita. Già, anche se erano amichevoli, i giocatori del Giappone sono stati così violenti che la partita è stata sospesa. Come? Sospesa?
Diversi giocatori della squadra americana si sono infortunati gravemente. È stata una vergogna per il calcio giapponese. Cosa? Non ci credo! No, neanche io volevo crederci. Ma a causa di quella partita il calcio si è guadagnato la reputazione di sport pericoloso. Quindi la legge che vede il calcio esiste per via di quella partita. Questa deve essere opera di... Della Eldorado ci metterà le zampe sul fuoco. I furfanti devono essere intervenuti nell'incontro tra Giappone e Stati Uniti. Non possiamo davvero distrarci un istante. Un orso di peluche? Mi presento, io sono Clark Babundba, ma potete chiamarmi Wonderbot. Credo che tu debba essere un po' più preciso, Wonderbot. Mi sembrano tutti piuttosto confusi. Ma certo, permettetemi di spiegarmi. Permettetemi di spiegarmi. E questo come si dice quanto? Niente paura, perché io, Clark Babundba, sono a vostro servizio. Quindi tu e Faye venite dal futuro? Sì, è così. Siamo qui per eliminare i cambiamenti che sono stati fatti nel passato. Mi ricordo di te! Sei venuto ad aiutarmi quando ero uno studente della Raimon! Ragazzi, allora... quindi... mi stai dicendo che il passato di Mark Evans sarà lo stesso del nostro presente? Cosa? Non va bene, non va affatto bene. Questa storia è dell'incredibile. Dunque, quello che dobbiamo fare ora è ristabilire l'ordine corretto degli eventi. La partita di cui parlavate, com'è finita? 3-2 per il Giappone. Ti sbagli. I giapponesi vincevano già 10-0 quando l'incontro è stato sospeso a causa del loro comportamento violento. Che dimostrazione di antisportività. Ragazzi, sembra che abbiamo un altro orso da pelare. O una gatta, insomma. Mi sa che sono io ad avere il cervello di una gallina. Non ho capito niente di questa storia. Dovrei avere registrato quella partita, proviamo a guardarla di nuovo. Sono tornati tutti con te. Grazie. Guarda il video nella sala riunioni. E quanto potrà mai essere stata violenta questa partita? Vediamo un po', va. Bene, questo è il video dell'amichevole internazionale. Mi chiedo quanto sia diversa da quella che abbiamo visto noi. Beh... immagina. Oh, ed ancora una volta cartellino rosso per un giocatore del Giappone. Ah. Ehi tu, cartellino rosso, esci subito dal campo. A cosa stiamo assistendo qui? Il Giappone si ignora dall'arbitro e continuano a giocare. È un comportamento sconvolgente. Davvero? Quindi perché quello ha dato una ginocchiata sul pallone nello stomaco viene cartellino rosso, ma se noi ci prendiamo una scivolata micidiale, se ci prendiamo calcio stordente, quello va bene. È proprio questa la partita, sono rimasto a bocca aperta, quei giocatori ci hanno fatto passare per dei criminali. Ma no, non è l'incontro che ho visto io, quella è la protocollo Omega. Si sono sostituiti ai giocatori del Giappone per interferire la partita. Quindi questa partita è un'interruzione nella linea temporale. E se l'interruzione cambia la storia, anche i nostri destini cambiano, no? Ah, è tutto così transitorio e così sfuggente. Perché parla lei? Beh, mi fa piacere che qualcuno ci capisca qualcosa. Ma perché noi abbiamo un ricordo diverso di quella partita? Infatti... Ciò dipende dal fatto che al momento dell'interferenza eravate fuori dal flusso! Ma, professor Cryptix? Ah? Come fai a conoscerlo? Crossword Cryptix in persona! Crossword! Molto piacere! Ok. Bel riferimento. Professore, che ci fa qui? Le grinfie della Eldorado stavano per ghermirmi. Ho ritenuto perciò opportuno svignarmela a passo svelto tra le maglie dello spazio-tempo. Sta bene? Ma certo! Li ho seminati smaterializzandomi in un buco nero! Scommetto che stanno ancora cercando l'uscita del tunnel spaziale! Quindi viaggiare attraverso i buchi neri è possibile. Chi è questo nonnetto? Il professor Crossword Cryptix è un famoso scienziato. È l'ideatore della teoria dello spazio-tempo multiplo, nonché inventore della macchina del tempo. L'ideatore della teoria dello spazio-tempo multiplo ha fatto una grandissima cagata perché non ha saputo spiegare bene lo spazio-tempo.
multiplo. Eh? Infatti, non riesco eh? Proprio a capire. Che bello! Un vero scienziato che viene dal futuro. Ok. Ma è magnifico! Ora che ci penso, questa è l'occasione perfetta per il professore di spiegare a tutti noi la sua teoria. Ma contenti voi. Parla con il professor Cryptix. Vediamo un po'. State molto attenti, ragazzi miei. Capire la teoria dello spazio-tempo multiplo non è come bere un bicchiere d'acqua. Ogni qualvolta la storia subisce una modifica, si genera una nuova linea temporale alternativa a quella principale, chiamata mondo parallelo. In altre parole, ad ogni cambiamento corrisponde un mondo parallelo. Più mondi paralleli possono perciò coesistere allo stesso tempo. E va bene, fin qui ci siamo. Come quando Vladimir è venuto da un mondo parallelo ad aiutarci, ma il Vladimir che ha giocato con noi se n'è andato. E fin qui ok. Quando mai Vlad ha giocato con te? È troppo complicato da spiegare al momento. No, ci hai preso ragazzino. Il Vladimir che giocava a calcio apparteneva a un mondo parallelo che ormai ha cessato di esistere. Ok, quindi i mondi paralleli possono smettere di esistere, va bene. I cambiamenti nella storia sono come la corda di una chitarra quando la si pizzica. Sembra moltiplicarsi per un istante e poi torna una sola. Confermo perché ho una chitarra. Il nuovo percorso sostituisce gradualmente tutti gli altri. Ecco perché quando Arion e i suoi amici sono saltati nel tempo, si sono sottratti a flusso temporale, giusto in tempo per sfuggire alla storia riscritta nella quale sono rimasti coinvolti i compagni rimasti. Oh! Ora iniziamo a capirci un minimo. Ecco perché voi ricordate ancora la partita di un mese fa. Quindi se non facciamo qualcosa, la legge che vieta il calcio diventerà realtà? Oh no? Precisamente, colto nel segno. Sei una ragazzina con tutte le rotelle al loro posto. Capisco. Tutto questo è terribile. Significa che se non rimettiamo le cose a posto non avremo più un futuro perché sarà scomparso. Non ho capito una parola di quello che ha detto. Ci dica solo cosa dobbiamo fare. Elementare. Prima che le modifiche si consolidino, dovete tornare al momento dell'interruzione e fermare la Eldorado. Cioè dobbiamo tornare al momento prima dell'inizio della partita tra Giappone e Stati Uniti? Sì. Dobbiamo sostituirci alla squadra americana e battere la protocollo Omega. Ancora! Basta con questa protocollo Omega! Mi sta sulle scatole! Ma non ha alcun senso! Non l'ha proprio. Contate pure su di me. Riporterà dietro il calcio. Non posso e non voglio vivere in un mondo senza questo sport. Sarebbe davvero intollerabile. E va bene, vorrei dire che darò una mano anch'io. I nostri destini sono a rischio, come potrei tirarmi indietro? Eccellente, la gloria ci attende ragazzi, e il grande Clark Bob Wunderbar vi condurrà in trionfo! Ma allenatore Evans, abbiamo bisogno di lei! Ma certo, Arion, lotterò al vostro fianco. Mi spiace, Wunderbar, ma il nostro allenatore è Mark Evans. Che verso era? Fei, abbiamo bisogno di te nella squadra. Certo! Mi fa piacere vedervi pronti a fronteggiare la Eldorado, così pieni di energia. Ma avete già un cimelio per il saldo temporale? Ciò di cui necessitiamo è qualcosa che si colleghi a quell'interruzione. Un pallone da calcio? O una maglia, forse? Un biglietto? Ora che ci penso! Che aiuto di questo? È ciò che rimane del biglietto d'ingresso per quella partita. Biglietto Giappone-USA. USA, USA. Sì, andrà benissimo, giusto professore? E non c'è più. È scomparso. Il professor Cryptix è un uomo molto occupato. Sei sicuro che è per questo che se n'è andato? Sì, certo che sono sicuro. Forza, non perdiamo altro tempo. C'è una partita che ci aspetta un mese fa. Alla macchina del tempo. Vai all'amichevole di un mese fa. Andiamoci subito allora.
Bene Cuggio, anche questo video di Nuzma Eleven Go per oggi termina qui, lo so che è stato un po' diverso, che non c'è stata nessuna partita, abbiamo solo parlato dell'interruzione del flusso spazio-temporale, dei viaggi nel tempo, ce l'hanno un po' spiegato alla shue shue, ma il senso era quello. Quindi io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi ricordo sempre in descrizione i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!